Bene, eccoci qui, Congresso Nazionale NP a Roma, abbiamo Roberto Ricci, presidente Invalsi. Buongiorno, buongiorno. Ricci, in queste ore si sta approvando la legge di bilancio, si parla anche di revisione dell'Invalsi, vi sono novità? No, non ci sono novità. Io, come dire, auspico e credo che ci sia anche un sereno ragionamento sulla la necessità di avere dati che ovviamente non esauriscono tutto il problema, le grandi questioni che ci sono sulla scuola, ma la disponibilità di dati è fondamentale per capire un fenomeno molto molto complesso. Ricci, quanto risparmierebbe lo Stato italiano eliminando l'Invalsi? Lo Stato italiano risparmierebbe circa una decina di milioni di euro e quindi, diciamo, rispetto al bilancio parliamo veramente di una cifra assolutamente trascurabile. Cosa si ritroverebbe in meno però il sistema scolastico italiano venendo meno l'Invalsi? Si troverebbe a non avere un sistema di dati che hanno tutti i paesi, che è alla base anche di tutte le azioni del PNRR, ma soprattutto non avrebbe uno strumento sul quale verificare l'efficacia delle politiche, delle azioni assunte da chi queste decisioni deve prendere. Cosa possiamo dire agli insegnanti che sostengono che l'Invalsi è inutile e anzi questa standardizzazione delle prove e del giudizio dell'operato delle scuole non è efficace, non serve a nulla? Dobbiamo dire, secondo me, questo fatto: la standardizzazione, il dato, è negativa nel momento in cui è totalizzante, nel momento in cui invece parte della conoscenza è uno strumento utilissimo. E cosa invece possiamo dire ai dirigenti scolastici gestiscono le prove Invalsi e che a loro, diciamo, dal loro punto di vista sono chiamati anche a valutare l'operato della loro scuola? Io penso che la cosa più importante da dire è di usare questi dati in modo positivo e propositivo. I dati evidenziano punti di forza e punti di debolezza. Lavorare su questi anche coi dati credo che sia uno strumento formidabile. Un'ultima domanda: negli ultimi anni abbiamo avuto un trend purtroppo negativo sulle valutazioni e sulle competenze soprattutto dei nostri studenti. Un giudizio? Purtroppo sì, purtroppo è così, del resto la pandemia ha determinato una serie di difficoltà veramente considerevoli. Il sistema scolastico si è affacciato alla pandemia già in situazioni di difficoltà e quindi questo ovviamente l'ha esasperato. È avvenuto così però un pochino dappertutto, non solo in Italia. Bene, grazie a Roberto Ricci, presidente Invalsi. Grazie.